Siamo alla grotta di sale di Tricesimo. Siccome è una curiosità che abbiamo da tempo, capire a cosa servono le grotte di sale, siamo venuti a intervistare la titolare per capire effettivamente qual è il suo effettivo utilizzo e a chi servono, soprattutto in una zona che non è proprio sul mare. Appunto perché non siamo proprio sul mare, diamo la possibilità a tutti, dal bambino all'anziano, di respirare lo stesso tipo d'aria e beneficiare del tipo d'aria che respirerebbe al mare, di conseguenza dello stesso livello di salinità che va a purificare e disinfettare tutto l'apparato respiratorio. A chi è più adatta la grotta di sale, una seduta nella grotta di sale? Allora, diciamo che principalmente nasce per i bambini, però va bene anche per coloro che hanno problemi a livello respiratorio come asma, bronchiti, raffreddori correnti, tosse del fumatore, insomma un po' tutte quelle patologie che riguardano appunto l'apparato respiratorio e non solo, perché se vogliamo va ad agire anche a livello cutaneo, in quel caso lì va bene per coloro che hanno problemi di psoriasi, dermatiti, eritemi, perché va comunque a disinfettare permette la ricrescita di pelle più sana e non deteriorata. Ci fai vedere come è fatta una grotta? Prego. Questa è la grotta di sale, una stanza totalmente rivestita di salgemma alle pareti, al pavimento, e che diciamo vanno a creare già questo un minimo di salinità nell'aria. Inoltre attraverso un diffusore viene liberata nell'aria ulteriore sale, solo sale ridotto in microparticelle facilmente inalabili e respirabili, e niente di più. La durata è di 40 minuti in cui uno sta all'interno di questa stanza, dove può tranquillamente leggere, dormire, insomma va benissimo per tutti, come dicevo prima, dal bambino. Infatti all'interno poi troviamo giochini, cose di questo tipo, e anzi nel momento in cui il bambino gioca col sale al pavimento aumenta anche in questo caso il livello di salinità e quindi i benefici che può dare la stanza. E in linea di massima, come indicazione di massima, le 5 sedute potrebbero essere già sufficienti, chiaramente concentrate nel giro di 2 settimane, quindi lasciare almeno una giornata di distanza tra una seduta e l'altra in modo tale che l'organismo scarichi. E inoltre disponiamo del lettino di sale rosa, in questo caso è un lettino, una vasca, chiamiamola così, totalmente riempita di sale rosa dell'Himalaya, che viene riscaldato intorno ai 40-45 gradi. Questo, a differenza della stanza di sale che agisce prevalentemente a livello di respirazione e nel caso a livello di cute, questo va ad agire a livello di dolori cervicali, dorsali, contratture muscolari. Inoltre, partendo dal presupposto che comunque il sale attira a sé l'umidità, va a smuovere i liquidi all'interno del nostro corpo, di conseguenza opera una sorta di drenaggio e conseguente purificazione dell'organismo.